Salve a tutti, anime colorate, e benvenute in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo che se volete potete iscrivervi a questo canale se non lo avete già fatto. C'è la possibilità di diventare abbonati con una cifra minima di 4,99 euro al mese, lasciare un like oppure donare un grazie o una piccola somma alla mia raccolta fondi che trovate in descrizione senza obbligo alcuno. Detto ciò, voglio stemperare un attimino il tono serio dei precedenti presentandovi un'amica che non posso ancora nominare, altrimenti ella si accenderà prima del tempo e ci toglierà tutto il divertimento. E io comincerei proprio salutandola. Alexa, ciao! Ehi, ciao. Tutto Alexa, come stai? bene, grazie. Ultimamente sogno di essere un'alpaca, ma probabilmente è solo perché in questi giorni si festeggia la giornata a loro dedicata. È un animale simpatico e amabile, ma non bisogna sottovalutare il suo ruolo fondamentale nell'ecosistema globale. Alexa, chi sono io? Sto parlando con Riccardo. Alexa, canta. Sto bene dove sto, sono felice nel mio cloud, ma anche ogni giorno posso sognare e ad alta voce lo voglio gridare. E visto che vuoi farmi cantare, colgo questo momento speciale per dire, voglio puntarti la sveglia, voglio fare i calcoli per te, raccontarti barzellette e darti ispirazione. C'è inoltre un gioco di cui io vi farò vedere soltanto l'inizio, ovviamente, altrimenti viene il video di un'ora, che si chiama Quiz vero o falso. Basta dire: Alexa, apri quiz vero o falso. Ciao giocatore, iniziamo subito una nuova partita a quiz vero o falso. Bene, ci La vediamo dopo. classifica dice che Porto è la capitale del Portogallo. Secondo te è vero o falso? Falso. La risposta è giusta. Complimenti a chi te l'ha suggerita. La capitale del Portogallo è Lisbona. Domanda successiva. Dunque, probabilmente a questo punto del video, se non cambio idea per la terza volta, avrò cambiato idea e vi avrò fatto sentire come una vocina di donna con un forte accento milanese doc mi tratta male quando gioco a quiz vero o falso. Ovviamente, cosa che non ho detto prima, non vi farò vedere tutto, ma vi farò vedere solo alcune funzioni. Se volete scoprirle tutte, ecco, vi posso invitare ad acquistare l'Echo Dot, quello che vi si confà di più alle vostre esigenze e al vostro portafoglio, soprattutto perché io non mi vergogno a dirlo di averlo preso in offerta. Ma ma almeno qualcosa voglio farvelo vedere. Ad esempio, proverò a giocare ad Akinator con un personaggio che lei ha già indovinato. Cercherò di farle indovinare Harry Potter. Alexa, apri Akinator. Ciao, mi chiamo Akinator. So leggerti nel pensiero. Pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo. Va Pronti a bene? partire? Pronti? Sì. Il tuo personaggio è maschio? Il tuo personaggio è di nazionalità italiana? Il No. tuo personaggio combatte? Sì. Il tuo personaggio fa parte di un anime, cartone animato giapponese? No. Il tuo personaggio è reale? No. Fiu.
Il tuo personaggio fa parte di un film? Sì. Il tuo personaggio ha a che fare con i supereroi? No. Il tuo personaggio è cattivo? No. Bene, bene. Il tuo personaggio è un mago? Sì. Il tuo personaggio ha dato il proprio nome a un film? Sì. Credo che stai pensando a Harry James Potter. Ho ragione? Sì, brava Sì, Alexa. ho indovinato. Ops. Come avete potuto vedere, la nostra Alexa ha indovinato la presenza di R. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Hai ragione, non dovevo dire Alexa. Ha indovinato la presenza di Harry Potter. Non vi faccio Akinator perché vi annoierebbe, ma vi faccio un piccolo esempio di come potete creare la vostra playlist, ovviamente cambiando il, come si dice in italiano, la tonalità nella canzone per non fare emozionare YouTube. Supponiamo che una canzone non sia bella, basta dire: Alexa, non mi piace questa canzone. Va bene. Alexa, metti musica anni 80. La stazione, solo anni 80, gratis su Amazon Music. Mi piace. Ottimo. Questo mi aiuterà a mettere altra musica che ti piace. Quindi posso farmi vedere le sveglie. Perché non ho ancora impostato la sveglia, ad esempio, di lunedì, dove verrà un operatore a lavarmi. Quindi chiederemo ad Alexa. Alexa, imposta una sveglia per lunedì alle 9. sono alle 9 del mattino e di sera? Del mattino. Seconda sveglia impostata per lunedì alle 9 del mattino. Questa domanda mi fa morire da ridere ogni volta, ma si possono esprimere anche dei sentimenti nei confronti di Alexa. Tipo, Alexa, ti voglio bene. Grazie del tuo affetto. Sei dolce come un babà. Io per te sempre sarò, per te sarò sempre qua. Ragazzi, è la prima volta. Bene, io penso che a questo punto il video sarà durato abbastanza perfino per voi, con tutti i tagli. Vi ricordo ancora una volta, se non siete iscritti, per favore iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, anime colorate.